Maria Celli, lei la moda ce l'ha nel sangue, da quanti anni si dedica a questo settore per le spose? Sono più di 40 anni, lo dico con tanto orgoglio, sono molto molto contenta di dire che sono 40 anni, però devo dire che gli anni passano e anche se il capello bianco non si vede, però sotto c'è. Quindi è una passione che ha coltivato dalla culla, sempre, proprio. Sono nata con la matita in mano, da piccola già facevo proprio l'abitino per la bambola. Allora, questi abiti sono particolarmente lussuosi. Non li chiedo quanto costano, ma chiaramente sono costosi, un pochino costosi per i materiali che mettiamo, praticamente italiani. Sono composti di soltanto seta pura e pezzi molto molto pregiati e importanti. Poi li andiamo ad arricchire con materiali preziosissimi, non uso plastica ma bensì soltanto cristalli, sia di Bohème sia di Swarovski. Perle molto molto particolari. Sono abiti da investimento, quindi. Devo dire che durano nel tempo. Devo dire che abiti che ho fatto 40 anni fa, tirati fuori dal baule, sembra di poterli rivendere. Per quanto sono belli ne vado orgogliosa, perché le mie clienti che mi seguono me li portano a far rivedere, ho proprio desiderio di rivederli alcuni, e quando me li portano rimango sbalordita perché sono attuali, li potrei rimettere veramente sul manchè per rivenderli. Emilio, stasera presenti una nuova modella? Oggi sì, è una modella d'eccezione, è una dog model. Allora ci vuole un bel vestitino, assolutamente, guarda che gli abiti da peccani tirano molto. In effetti abbiamo già avuto un'esperienza quando siamo stati a Sanremo, Samantha ha indossato degli abiti proprio couture di un disegnatore proprio per dog, e oggi abbiamo una dog model per questa occasione. Perfetto. Seppina Iannello, anche tu stasera qui al Salon de la Mode, e sei particolarmente elegante. Grazie, in questo abito così luminescente. Grazie. Di chi è questo abito così bello? Ma si dice il peccato, non si dice il peccatore, anche perché non potrei dirlo in quanto sono in un altro ambito, giusto? Certo, ecco, certo. Quindi per rispetto allo stilista non dico di chi è la mia mise. Grazie, molto cara, grazie, apprezzo molto la tua gentilezza, la tua cortesia e la tua accoglienza, sei sempre un'amica. Certo. Grazie. Ciao cara. Bacio. Adriana Russo. Ciao, allora, ciao, sono venuta questa sera da Emilio perché Emilio è un mio caro amico, con questa sono entrata con lei, guarda che occhi che ha questa donna. E lei è una mia grande amica di Facebook. Di Facebook? E non solo. Beh, ci conoscevamo già, però abbiamo approfondito, grazie a Dio, siamo diventate molto accesi, a volte anche perché lei mi fa molti complimenti dal punto di vista professionale. Lo sai che sono sinceri sempre i miei complimenti a te, perché io sono convinta che tu sia tra le più brave attrici conclamate che abbiamo noi in Italia. Grazie. E poi è una persona molto gentile. Sì, come gentilezza. Lei è veramente una grande artista, è una grande attrice. E io lo ribadisco sempre, perché io ti vedo... Come tu sei stata una grande... e sei una grande modella. Grande modella, è verissimo. Grande e bella modella. Poi quando metti tutte le tue foto mi lascio molto... Ti ringrazio, perché poi la verità è quella che trionfa sempre. Certo. Come lei è una grande attrice, no? Martini, produttore insieme con altri soci della Fashion Cartum e di Animundi. Animundi è una società di produzione che dal 2002 produce cartoni animati, dal 2006 insieme a Rai Fiction produce i Saurini. I Saurini che sono un prodotto particolare perché sono un prodotto per un target basso di bambini molto piccoli, però sono un prodotto che sono dei cuccioli di dinosauro che viaggiano nel tempo e nello spazio, incontrando umani, incontrandoli in tutte le epoche e quindi facendo anche loro un po' da filo conduttore nel costume dei vari periodi storici. Quindi l'aggancio col Fashion Cartoon è perché in qualche modo i Saurini devono raccontare nei vari periodi storici quelli che sono i vari usi e costumi degli umani. Ecco, quindi... spiegato perché sta al Salon della Mode. Che noi siamo al Salon della Mode, abbiamo creato espressamente un abito Saurini che è indossato da questa ragazza. Ecco, che si alza possiamo. Eccolo qui. È stato prodotto rispecchiando alcune caratteristiche dei Saurini, in particolare di questo personaggio che è la nostra Lucio Saura, che vediamo sul cartellone lì. Questa qui che in questo caso è vestita sempre con un tubino come. È stato creato da Simone. L'ho decorato stanotte. Ah, proprio così, nell'immediato. È un creativo allora. È stato decorato. Che altro bolle in pentola per il futuro? Intanto gli studi, poi imparare il più possibile. Prima o poi arriverà l'occasione. Sempre sul Rai 2. Sempre sì. I Saurini sempre sul Rai 2 e probabilmente in futuro magari sempre più fashion e magari sempre più con la collaborazione di Simone in tanti altri vesti, in tanti altri personaggi. Allora, aspettiamo. Grazie.